Beh, Giada, abbiamo visto come Mosè sia sempre stato affiancato in qualche modo da Dio in questo suo percorso. Cosa pensi accadrà adesso? Beh, se non sbaglio, adesso dovrebbero esserci i passaggi delle piaghe e della sfida finale di Dio col faraone. Però ci sono alcuni passaggi complicati e non chiari. Non credi sia meglio chiamare qualcuno che se ne sappia più di noi? Certo. Don Mirko? Ciao, ciao ragazzi. Ciao. Allora, noi stavamo discutendo sul fatto che appunto Mosè viene messo in discussione sia dal suo popolo che dal popolo egizio. Appunto, pensiamo a questo punto qui. Lui decide di abbandonare il percorso. No, anzi, Mosè, nonostante la situazione non sia facile, ma umanamente Mosè è messo alle strette dalla contestazione praticamente di tutti, Mosè tuttavia rimane fedele a questa missione così scomoda e impopolare che gli ha affidato Dio e quindi va più volte dal faraone e a questo punto passa anche alle maniere forti. E infatti attraversiamo nei capitoli dal 7 a 10 del libro dell'Esodo, quei racconti che riguardano le piaghe dell'Egitto. Forse sarebbe meglio chiamare segni, prodigi, quello che succede piuttosto che piaghe. Sono segni che indicano proprio che il vero signore della natura, colui che riesce a smuovere tutte le cose della natura come vuole lui, è proprio Dio e non è il faraone, non sono i maghi dell'Egitto. Oggi affronteremo solo tre di queste piaghe, penso siano però significative per presentare un po' il nostro tema e il punto della situazione. La prima piaga è l'acqua che è cambiata in sangue ed è un collegamento con uno dei gesti che Dio aveva detto a Mosè di compiere nel caso le persone non credessero in lui. Gli aveva detto: se non ti crederanno, allora potrai fare così e vedrai che presteranno fede alle tue parole perché capiranno che questa cosa viene da Dio. Il Signore disse a Mosè: il cuore del faraone è irremovibile, si rifiuta di lasciar partire il popolo. Va dal faraone al mattino quando uscirà verso le acque. Tu starai ad attenderlo sulla riva del Nilo, tenendo in mano il bastone che si è cambiato in serpente. Gli dirai: il Signore, il Dio degli ebrei mi ha inviato a dirti: lascia partire il mio popolo perché possa servirmi nel deserto, ma tu finora non hai obbedito. Dice il Signore: da questo fatto saprai che io sono il Signore. Ecco, con il bastone che ho in mano, io batto un colpo sulle acque che sono nel Nilo, esse si muteranno in sangue. E a questo punto abbiamo l'esecuzione di questa minaccia da parte di Dio al faraone. Mosè e Aronne eseguirono quanto aveva ordinato il Signore. Aronne alzò il bastone e percosse le acque che erano nel Nilo, sotto gli occhi del faraone e dei suoi ministri. Tutte le acque che erano nel Nilo si mutarono in sangue. I pesci che erano nel Nilo morirono, il Nilo ne divenne fetido, così che gli egiziani non poterono più berne le acque. Vi fu sangue in tutta la terra d'Egitto. Ma i maghi dell'Egitto con i loro sortilegi operarono la stessa cosa. Mi fermo qui, non è ancora conclusa la descrizione della prima piaga, ma faccio presente che di fronte a questo sconvolgimento evidente della natura, la situazione non è tragica, e cioè, prima di tutto, i maghi dell'Egitto riescono a fare la stessa cosa. Non ci sono spiegazioni, non possiamo dare nessuna spiegazione, ma questa piaga, questo intervento a gamba tesa di Dio nella realtà, nella natura dell'Egitto, è qualcosa che viene fatto anche dai maghi dell'Egitto e quindi siamo ancora a un livello piuttosto basso di intervento. La situazione non è letale perché il brano continua dicendo: gli egiziani scavarono allora nei dintorni del Nilo per attingervi acqua da bere, perché le acque del Nilo non potevano essere bevute. Quindi le cose si risolvono. Certo, la situazione è irreale, mai vista prima, però i maghi d'Egitto possono fare la stessa cosa e c'è comunque una soluzione a questo problema. Mi chiedevo perché Dio è così distruttivo, non poteva rivelarsi anche al faraone come aveva fatto con Mosè?
Sì, sulla carta Dio avrebbe potuto convincere con insistenza, come aveva fatto Dio con Mosè, anche il faraone, per dirgli: guarda che io sono il vero Signore, fai uscire questo popolo, altrimenti ci saranno davvero tanti guai e distruzioni nel tuo regno. Quindi conviene anche a te, faraone, privarti degli ebrei, ma almeno avere salva la tua vita, la vita del tuo popolo, eccetera. Però, come già dicevo, nel libro dell'Esodo si consuma una grande sfida: chi è il vero Signore? Il vero Signore è il faraone, di fronte al quale sono tutti servi o schiavi, oppure il vero Signore è Dio, che libera il suo popolo? Questa è la grande sfida. La sfida è sulla questione se il padrone del mondo, il vero Signore, sia una persona, il faraone, che tiene tutti sottomessi a lui nella schiavitù, oppure se il Signore del mondo sia il Dio di Israele, che invece è un Dio che libera dalla schiavitù. Capite che abbiamo alla base due progetti, chiamiamoli politici, completamente opposti. Da un lato il potere di una persona che vuole tutto assoggettato alla sua persona, dall'altro un potere di Dio che invece vuole la liberazione di tutti quanti. Una liberazione che costa fatica, che costa sacrificio, una libertà che è da giocarsela ogni giorno, garantirsela a caro prezzo, però è questo l'obiettivo dell'altra linea politica. Naturalmente la Bibbia ci dice che la linea vincente è quella di un Dio che libera e non è invece l'oppressione di tipo totalitario del faraone. Il faraone nel libro dell'Esodo non ha mai un nome proprio ed è strano. È un modo per dire che il faraone rappresenta ogni tipo di potere oppressivo, ogni tipo di stato totalitario, ogni tipo di situazione nella quale l'uomo non è libero e viene fatto schiavo, oppure di fatto vive una vita da schiavo, una vita mediocre. Invece Dio è il vero Signore della natura e della storia ed è il Dio che libera. Penso che questo sia il più grande messaggio del libro dell'Esodo e il messaggio che arriva fino a noi. Che naturalmente non facciamo nessun percorso fisico dall'Egitto attraverso il deserto nella terra promessa, ma nella nostra vita abbiamo bisogno di venire liberati dal peso delle nostre colpe, dei nostri peccati, dei nostri limiti e aprirci a una dimensione diversa, diciamo noi, nella libertà dei figli di Dio. Non c'è nessuna possibilità di mettere d'accordo queste due visioni, quella del faraone e il suo progetto e la visione di Dio con il suo progetto di liberazione. Ed è per questo che lo scontro sarà uno scontro in cui uno dei due deve alla fine finire sconfitto, assolutamente sconfitto e schiacciato. Vedremo che alla fine sconfitto e schiacciato sarà proprio il faraone. In questo caso Dio si dimostra iroso, come l'uomo che perde la pazienza. È forse questo il caso in cui abbiamo la vera dimostrazione del fatto che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio? Ho capito, la tua domanda è molto interessante. In effetti, questo Dio, che sembra così violento, iroso, interventista anche in maniera violenta, potremmo dire, beh, è un Dio che ha insegnato allora all'uomo ad essere a sua immagine e somiglianza, visto che anche noi sappiamo che siamo persone a volte violente, a volte aggressive. Direi proprio che è piuttosto il contrario, e cioè l'uomo, nel cui DNA in un certo senso è iscritta una sorta di violenza, un po' di violenza, e che a volte questa violenza esplode, l'uomo quando parla di Dio, descrive Dio, e nei libri della Bibbia fa parlare Dio a livello narrativo, non può che descrivere Dio, far entrare in scena Dio secondo le sue categorie, e quindi descriverà un Dio che prova sentimenti molto, molto forti di amore, sentimenti molto forti di odio, a volte tratti di aggressività, tratti di violenza. La grande questione è naturalmente chiedersi quanto di quello che viene affermato di Dio, delle sue parole e del suo modo di agire, non risente invece di un linguaggio che è umano, troppo umano. E cioè, con le nostre categorie, cosa volete? Noi possiamo descrivere secondo quello che conosciamo, il linguaggio che abbiamo, i modelli che abbiamo presenti davanti a noi. Allora spesso capita che anche nella Bibbia si metta in bocca a Dio un certo modo di parlare violento, che naturalmente non viene da Dio, ma viene dal nostro
profondo, viene dalla nostra vita, dal nostro vissuto. Si fa agire Dio come agirebbe una persona, un uomo, uno dei nostri, insomma. Per fortuna, un po' alla volta, nella Bibbia si purifica questo linguaggio passando dall'Antico Testamento al Nuovo Testamento. Vedremo che Gesù Cristo, nella sua vita, nel suo stile, mostra sempre di più e sottolinea sempre di più la misericordia di Dio, la bontà e la compassione di Dio, e sempre meno quella sorta, chiamiamola, di violenza, di aggressività che veniva invece attribuita a Dio nelle prime pagine della Bibbia. Un altro aspetto, a mio parere, importante da dire è questo, cioè Dio non è distaccato. Solo una persona distaccata resta imperturbabile. A una persona distaccata le cose non interessano, ma quando una persona è coinvolta prova sentimenti molto forti. Anche voi, immagino, proviate i sentimenti più forti nei confronti delle persone che sono più vicine a voi. Sentimenti di amicizia o di ostilità, di amore o di odio, non li proviamo verso gli sconosciuti, che non sappiamo neanche che esistono e ai quali non siamo interessati, ma verso le persone più vicine a noi, per cui noi normalmente siamo capaci di ferire più di tutti gli uomini e le donne intorno a noi, i nostri familiari, i nostri più cari amici, proprio perché proviamo verso di loro sentimenti molto forti. Le persone più sono per noi sconosciute, meno nei loro confronti possiamo manifestare o l'affetto o anche l'ostilità. E anche Dio, un Dio che prova sentimenti molto forti, viscerali, di amore, di odio, direi possiamo giustificare queste descrizioni dicendo Dio è molto coinvolto, cioè non è disinteressato, non è lassù nel cielo che fa gli affari suoi e non i nostri affari, ma è un Dio che ci rimane male oppure che la prende bene e cose del genere. Quindi questo, secondo me, è un altro discorso molto importante che abbiamo un po' introdotto qui, ma che sarà ancora da fare. Un aspetto importante in tutta questa vicenda delle piaghe è il discorso, che torna tante volte, del cuore del faraone che si indurisce. Ci sono dei passi in cui si dice che il cuore del faraone si indurisce, altri passi nei quali si dice che il faraone indurì il suo cuore, altri passi ancora nei quali si dice che è il Signore che ha indurito il cuore del faraone. E sono passi che di per sé ci creano qualche difficoltà, e cioè noi diciamo il faraone non ha agito liberamente nel suo ostinarsi contro gli ebrei, ma sembrerebbe, leggendo alcuni passi della Bibbia, che è il Signore, è Dio che lo ha reso ostinato, è Dio in fondo che sembrerebbe ha agito con il faraone come un attore con la sua marionetta, e quindi se il faraone non è libero in che senso sarebbe colpevole? Domanda importante. Se tu non sei libero, ma sei manovrato da un altro, non hai responsabilità. Diremmo allora che nella Bibbia, quando si dice il Signore ha reso duro il cuore del faraone, si esprime in linguaggio biblico che cosa? Il fatto che tutto viene da Dio e che tutto viene riferito a Dio, quando invece potremmo dire molto più banalmente, in termini moderni, noi diremmo il faraone si ostinò. Non è Dio che lo rese ostinato, non faceva parte del progetto di Dio rendere il faraone una marionetta, non sarebbe rispettoso della libertà degli uomini. Dio ci ha creati liberi, sarebbe un controsenso se un Dio che ci ha creati liberi, e la libertà è al culmine della creazione dell'uomo e della donna, dell'umanità, poi questo Dio ci rendesse marionette dei suoi programmi, addirittura rendendoci marionette per il peggio, cioè facendo giocare al faraone la parte del cattivo. Quindi quando si dice che Dio ha reso ostinato il cuore del faraone, si esprime in un linguaggio biblico il fatto che il faraone si ostinò sempre di più, senza chiamare in causa Dio che manovra anche nel male la vicenda delle persone. Questa era la nostra prima piaga. Nella prima piaga però la situazione non è ancora difficile o disperata. Vedete che i maghi degli egiziani riescono a fare lo stesso miracolo, lo stesso prodigio, e in qualche modo le persone trovano acqua da bere in altro modo. Passiamo adesso alla terza piaga, la piaga delle zanzare. Aronne stese la mano con il suo bastone, colpì la polvere del suolo e ci furono zanzare sugli uomini e sulle bestie. Tutta la polvere del suolo si era mutata in zanzare in tutta la terra d'Egitto. I maghi cercarono di fare la stessa cosa con i loro sortilegi per far uscire le zanzare, ma non riuscirono.
e c'erano zanzare sugli uomini e sulle bestie. Allora i maghi dissero al faraone: è il dito di Dio. Ma il cuore del faraone si ostinò e non diede ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore. Notate che in questa piaga i maghi non riescono a imitare l'azione di Aronne e di Mosè, il che vuol dire che il Signore è davvero colui che è padrone, signore della natura. Il faraone non ha potere sulla natura, Dio invece sì, e quindi Dio è il vero leader nella situazione e il faraone non è che una sua creatura. La grande sfida tra Dio e il faraone, e quindi tra due sistemi diversi di concepire il ruolo degli uomini in questo mondo, quello degli schiavi o quello delle persone libere chiamate a un progetto di rinascita e chiamate a vivere il progetto di Dio, si risolve a favore di Dio. Il faraone è una creatura, il faraone non ha potere sulla natura, i suoi maghi non riescono a fare gli stessi prodigi che invece fa Dio attraverso Mosè e Aronne. Nonostante questa situazione molto grave, tutta la polvere del suolo si è mutata in zanzare e quindi ci sono naturalmente ulcere, eccetera, in tutto l'Egitto. Di fronte a questa situazione il cuore del faraone rimane ostinato e il faraone non diede ascolto alla parola di Mosè e di Aronne: lasciaci andare nel deserto per servire il nostro Signore. Il faraone quindi affonda e nel suo affondare fa affondare con sé tutto il suo popolo. E infatti il momento peggiore è la decima piaga, il culmine delle piaghe, che si trova staccato rispetto alle altre piaghe al capitolo 12 del libro dell'Esodo e riguarda proprio la morte dei primogeniti. Questa è la piaga peggiore. A mezzanotte il Signore colpì ogni primogenito nella terra d'Egitto, dal primogenito del faraone che siede sul trono fino al primogenito del prigioniero in carcere e tutti i primogeniti del bestiame. Si alzò il faraone nella notte e con lui i suoi ministri e tutti gli egiziani. Un grande grido scoppiò in Egitto perché non c'era casa dove non ci fosse un morto. È una prova tremenda la morte dei primogeniti. Qui davvero è qualcosa ben oltre la piaga della grandine, delle zanzare, dell'invasione di locuste e di cavallette. Qui abbiamo una piaga davvero, davvero significativa, la morte di tutti i primogeniti nella terra d'Egitto. Di fronte a questa piaga, vedremo meglio nei nostri prossimi incontri, il faraone non solo permette di andare via a Mosè e Aronne, ma addirittura gli dice: andatevene via, perché voi avete portato la disgrazia. Ho capito che l'unico modo per liberarmi e per vivere meglio col mio popolo è lasciarvi andare. Insomma, abbiamo visto oggi le piaghe d'Egitto, ci indicano che il vero sovrano è Dio e non è il faraone, un Dio di libertà e non invece il potere della schiavitù.